Tre minuti e mezzo di follia che al Siracusa potrebbero costare una stagione. Siamo al 43esimo del primo tempo. La squadra di Cadregari ha retto benissimo fino a quel momento il confronto con il più quotato AC Reale. Ma ecco la svolta. Gli azzurri, prestati a centrocampo dai Granata, non riescono ad allontanare questo pallone. Batti e ribatti, la palla arriva a Sorbello. Da lì, impossibile sbagliare. Ma non basta. Il retropassaggio di Cristiano sembra innocuo. Il portiere Albergo però liscia e Didio fa 2-0 e chiude in pratica la partita. Inutili infatti saranno nella ripresa i tentativi dei padroni di casa di ristabilire un risultato ormai ampiamente compromesso. Attacchi sterili contro un avversario attento e determinato. Il Siracusa rimane poi in 10 per l'espulsione di Cristiano, doppia ammonizione. Ora la Cireale, secondo, è rilanciato verso la promozione, ma il suo tecnico Papadopulo negli spogliatoi sorprende tutti. Ma ci rilancia fino a un certo punto. Noi ormai le nostre opportunità di vincere il campionato le abbiamo gettate al vento domenica a Reggio Calabria e chiaramente non ci rimane che lottare per il terzo o quarto posto.